Un uomo degna sorte. Cosa dirai di me? Cosa dirà Venezia di un ardo grosso? Ma chi fede, compare? Uno non ve ne avete colpa. Le causa le donne. Castiche il mondo ve lo darà. Bisogna dare un esempio. Bisogna umiliare l'arroganza di queste mogliere così altere. E agli uomini insegnarli a castigarli. E che dica pur che siamo ruste. E chi temo dica pur che siamo selvatici. Ah, mia mugerzi a causa di tutto. Grazie. E che frasconassa, che chiedi io? Mortificchea. E è vostra che ne tenerà terzo. La castigherò. E anche è vostra sarà d'accordo. Io cara mia me la pagherà. Oh, cari amici, parliamo, consegemo se cocustie, cosa vengo da fare? Beh, tutta. Oh, se fassi, può pensare, lo stavi io. Prima di tutto a monte matrimonio, che ne parla mai più di maridarsi. E a mandarò serata in un luogo lontano dal mondo fra quattro muri, e la se finia. Ma come mujer, come avemo da far per castigarle? Disemme a vostra opinione. Ma se potrà verificarle a caere in un luogo, tutte e quattro? Ma questo veniamo di nel merito sarebbe un castigo più per noi che parere. Bisogna spendere, pagare spese, mandarle vestire con poco di poesia. E per quanto che sta a ritirare a Trento, incavalà sempre più spazi e più libertà che non fa in casa nostra. Parli o meglio, per parte di la verità. Parli benissimo, compare, soprattutto da voi e da me. Che non vi assimo a prendere sul collo per fare cacciamo. Ma non sarà vera la consolazione avere una moglie buona, quieta, ubbidiente. Non sarà vera una contentessa. Ah, mi avevo provato una volta. Quella c'era un agneo, ma questa su un basilisco. Il grillo strepita e non fa so niente. E a mia la fa tutto quel che la vuole. Oh, sì, bene, sì, bene. Tutto se mai, ma mai che si può sopportare. Ma in tal caso che sono mia adesso, si tratta di assai. Vorrei risolverla. E non so qua a farlo. Ma godermi come che ha sei. Secondo me c'è l'unica situazione possibile. Ma si vede, si vede. Sono cammini quando che si fatta non che c'è più remedio. Mi aveva anche accomodarmi il stomaco di sopportarla. Ma questo che hanno fatto è massa grande, portargli il moroso in casa, far sì che si veda. Una amica che aveva anche destinato al Mario, ma cosa sapeva ai miei intenzioni? Non poteva essere che mi pentisse, non si poteva dare che non si giustessimo, non poteva essere che si tirava avanti dei mesi, dei anni. E a me introduce in casa, in maschera, da scondon, e a fa chi se veda, e a fa chi se parla. Una mia puta, una colomba innocente, non me tegno e voi castigarla e voi mortificar. Se credesse venimo di nel merito di precipitar. E causa sia la fin. Sì, causa che affrascorasse la vostra mujer. La castigherò. Grazie per il suo buon amore. Cosa fai qua? Cosa vorrà ancora in casa mia? Sì, è qua per far che nasce un'altra piacina. Credevi che fosse andata via? Ah, voi avevi il signor Canziano che fosse andata via col forestiere? Si andrebbe via col colui, però perché... Chi che sono me? Ma dicemi, caro vecchio, che sono già mai andata senza di tu? Sarebbe bella. Ma senza di tu l'avevo già mai visto in casa. Sarebbe ancora più divertente. Dunque, perché credevi che fosse andata via con io? Perché sono una pata. Oh, e fai bravo, il parlo sì perché sei in compagnia.
d'emozionato. Ora vieni in casa con me, a me è un bocca di flemma. No, vieni in casa con me, signora. E avevi tanto muso da essere venuta qua. Per cosa? E cosa ho già fatto? Non mi fai parlare. Ma parlé. Andiamo a casa. Signor, no. Andiamo a casa, andiamo via di qua. Perché cospetto di Diana... Cospetto, cospetto! Oh, ma che cos'è, signor? Ma ve ho trovato in un gattolo? Sono giù la vostra masera? Così se tratta una donna civile. Sono vostra mujer, come potete comandare, ma non mi voglio assai strapassare. Mi non mi perdo rispetto a voi e voi. Non la vedo a perdere a me. Da quando si diventa mio marito non mi vede mai. Mai parlare in sta maniera, ma cos'è sto manassar, cos'è sto strapassar, cos'è sto cospetto a mi manassar, a una donna di mia sorte. Ah, ma diseo, signor Cancian, vai messo su, sti patroni, ah, vai consigliare ora di trattarmi in sta maniera, ste asenarie, le avevo imparate da ora, se sei un gaianto. Tratteta quel che sei, se ho fai a coriseme, ma non si manassa, non si strapassa, non si dice cospetto. Non si tratta così. Avevo capito. Avevo capito, signor Canziano, avevo giudizio, se lei avevo giudizio, se vuoi che non abbia il cammino. Io sentivo che adesso mi vengo già a mille a fare la paricola. Sono Martufo qua che sta sito. Come parlo così con mia moglie? Cosa vuoi che faccia, che si precipita? E così, signor Canziano, la dice niente. Sentenza del Cicerone, sì, e le padrone, e le padrone, non le dice niente. Ah, cara signora, non mi fai parlare. Ma parlé, parlé, perché sono venuta apposta qua a ciò che parlé. Perché so che lei ha mente di me e mi go giusto gusto di sentir le vostre lamentazioni. Signor Leonardo, parli con me, ma non sfoghebbe con me, ma non stai a mettere su mio marito. Perché sentite? Ma questa ragione mi sono la giusta e se go torto, vessa varò dar soddisfazione. Ma a ricordare bene che il metter desunione fra Maria e Mugger. Né un de quei mai che non si giusta così facilmente. E quel che non vorresti che gli altri fasse a voi, bevo agli altri, non la veda a far. E parlo qua, con signor Simoni, con tutta la sua prudenza e sa ben fare a parte del diavolo che bisogna. Ve parlo a tutti do e ve parlo scetto che mi parli, che mi capisco. E se ho qualcosa da dire, parle. Diseme, cara signora. Chi la mena qua a quel punto in casa mia? Sono stata mi, sono stata mi che la mena qua. Ah, brava, brava, brava. Buona per mena. Mi non me lodo, mi non me lodo. Non me... So che sarei star meglio che non lo avesse fatto, ma non la è stata una cattivazione. Chi fica dai in censa che un menè? Vostra mujer. Mia moglie, vai a chiamare, vai a pregare, vai a dito che non me ne. Sì o no, me l'hai detto, signora Marina. Mia moglie. Vostra moglie. Vai a pregare io al forestiere. Ma no, è il forestiere, lo prega a me. Lo prega a me, signor Cassian. Bel muso che di buo. Ti pregano che venga qua. Ma che bestia! Ma che bestia sono sta! Ma perché fa sta cosa? Ma perché menarlo? Ma perché signora Marina si è intrigata? Ma perché mia moglie si è accontentata? Oh, ma perché questo? Ma perché st'altro? Ma ascolteme, senti, senti l'istoria come che la seme dire, la seme parlare, non mi interrompe.
Sego torto, me dare torto, ma sego ragion, me dare ragion. Ma prima, patroni, la sé che vi dica una cosa, non ande in coera, e non viene bien far mal, ma se troppo ruste, se troppo selvadeghi, in maniera che tra te donne, a mujer e a figlia, la sé così stravagante e fuori dell'ordinario che mai in eterno e ve potrà voer bene. E ve lo penso? Sì, per forza e se mortifica, con ragion ma noi ve considera mari, pari, ma orsi, tartari, acusini. Ma venimo al fatto. E non venimo a dire il merito, venimo al fatto. Beh, signor Lunardo vuol maritare a sua putta, ma non glielo dice, non lo ha da saper, non vuol che la veda, non piazza o non piazza, la torre. Accordo anche a me che non sta bene che le putte le faccia l'amor e che il marito che l'abbia da trovare sul signor pare, ma non si può neanche a giusto mettere a ste povere fie un lasso al collo e dirghe di questo ti l'ha da tior, questo ti l'ha da sposar, ma signor Lunardo, che ve una figlia sola, e dove cuore di sacrificarla. Come dice, è puto, lei è un puto de sesto, e se è bravo, e se è buono, e se è giovane, non se o neanche brutto, e il che piacerà. Ma sono sicuro venivo a dire il merito che la gabbia ti piace. E se non gli piacesse una puta levata a casaina con un marito, figlio d'un pare selvatico sul vostro andar, ma che vita disgraziata potrà mai far. Sì, avevo fatto bene a far chi se veda. Ma vostra moglie lo desiderava tanto, ma non aveva coraggio. Signora Marina, a me, sa raccomandare me. Oh, e mi ho trovato l'invenzione della maschera. Ho pregato il forestiero. E così si è visto. Si è piasso. E si è contenti. Oh, dovresti essere più quieto, più conso e se lo devo e vostra moglie resi compatibili e signora Marina e lì, opera per me lo buon cuore. Se se omeni persuadeve, se se tangare soddisfeve la puta, la se una puta onesta il puto no ha faia, no altre, se mo donne d'onor. Oh, venivo per il gala di questo matrimonio e compati l'avvocato, li ho messi in sacco. Bravo. Mi ho paura che invece bisogna che tagemo. Per cosa? Ma perché il pane del puto venimo a dire il merito? Venimo a dire il merito al pane del puto. Al pane del puto si andava a parlare che signor Riccardo, perché se in impegno che si fa a sto matrimonio, perché dice che innocentemente se sta causa io di tutti sti sussurri e se sente affrontare la vostra soddisfazione. Poi è un uomo de garbo, è un uomo che parla bene e son sicura che se un parisio non saprà dirgli di no. Via, cosa devo da fare? Ma mi prima di tutto direi di andare a disnare. sì, e quando siamo talmente cade a disnare? Qua l'affronto e l'affronto. E qua l'affronto, col Gesù Mario non c'è finito l'affronto. Ma dai, sfoghevi un altro poco, signor Lunardo, vi la sfoghevi un altro poco, che cave ragion. Oh. E il disnar, nessuno se l'ha desmentega, il disnar. E se sta sospeso, ma non lei andai in fumo. No, signor Lunardo, se vuoi che maniemo in pace, mandi a chiamare vostra moglie. Vostra figlia, vi seghe qualcosa,
Ege, un pochetto, come al solito, ma po' finimo, eh. Aspettiamo che venga il signor Riccardo e qua viene il tutto. Finimo, eh. Ma se vien qua mia moglie e mia figlia, non so se mi posso tenere. Via, sfoghete, ve l'ho già detto, sfoghete, un altro fiacco, che ragione. Chiamiamo, grazie a finire. Anche a mia moglie? Mi, vago a chiamarle tutte lì. Che so, un martirio, se alzo la voce, la me fa una renga. E mi saluto. Grandonna. E per un verso o per l'altro, ste donne, e vuol sempre fare, vuol sempre a loro. Quella se parla, non era mai torto. Ve qua, pentite, contrite, che ne domanda, perdonanza. Che piano. Se me fa anche di queste? Cosa corre, sono stata mise, causa mi. E ti frasconsea? Cosa me li teresti qui? Criego, mi parli con me, sono causa mi. Gli uomini in casa, i morosi sconti. Vuoi dire che sono causa mi, criego mi? Deve far squartare anche a voi. Venimo a dire il merito. Fisse, cosa ne avevo detto? Così puito la si giustava? Cosa sei sto fifar? Cosa sei sto fifar? Non ve dico ben mia verità, signor Leonardo, ma... sei una vergogna. Ma sei un uomo? O sei un puteo? Di sé, di sé, ben mue, confesirando, Cosa sei sta? Cosa sei successo? Non avevi promessa? Non avevi cancellato il contratto? Che gai omena? Disonor per a casa? Che gai omena da via? Cosa sei sti putesi, ste smorfie, sti musoni? Oh, mo che voglio entrare anche a me in sto negozio. Sì, or sì. Ma dispiace che venga. L'ha fatto male di me. Ma col gadaia. Col gadaia, ma non si è finito tutto? Sì, un certo segno me l'ha lasciata passare. Ma adesso mo vi dico. E la torna da sposar! E la torna! La tolga, che la sposa, e che se ne strida, che non me ne posso più. Ma, caro signor Leonardo. Aspetta. Mo che sorge, mo che sorge, mo che satiro, mo che orso. Lucietta, vieni qua. Vengo. Dime, c'è gusto maritar? Via, rispondi! C'è gusto maritar? Sì. Se l'ho visto, altro l'ho visto. Sì. Sono Maurizio. So qua. Dice quel che vuoi dire. E via, caro vecchio, non stai a rispondere così rustico. Se ne avevi niente in contrario, mia figlia, dice per il vostro figlio. Ti rendi conto da risbagliare? Sì, da sé non si pare. Dime, prometti che anche con tutti i tuoi mariti ti me li porterai la stessa obbedienza? Sì, lo prometto. Signora Lucetta, vieni qua, mi assetto per via, pensiero che benedici, deve amare. Se fa così, deve amare. Signor Simon, signor Cancian, sarei voi compari. Sì, siamo qua, siamo compari finalmente. Ah, sì. Via, sei allegri, che adesso se ne devo distrarre. Ma, caro signor Renato, quel forestier che per amor mio si dea, che spetta, che parla conveniente. E mandarlo via, in fin di conti esista io che ha parlato con il signor Maurizio, che l'ha portato qua e a Civitano insegna tra
trattare così? Adesso intanto andiamo a disnare. Ma invideo anche io. Signora no, signora no. Vedeo sta rusteghessa, sto selva de gumene che cave intorno. Se sta causa de tutti i disordini che se nati al cuore. E che per fare essere tutti e tre saveo, tutti e tre. Rabiosi, odiosi, malcontenti e universalmente burlai. E Mugger fa qualche azione, esamine azione dei vostri Mugger con le sue oneste. Donè qualcosa, sopportè qualcosa. Cerca quel conte forestier, lei è una persona propria, amabile, civile. A trattarlo non faccio niente di male. Lo sa mio marito e vien coeo. L'è una pura e mera conversazione. Circa il vestir conosce padrio a tutte le mode, conosce luna e a casa. Beh, a cui sia la sta ben, la par bon. Insomma, se vuoi vivere quieti, se vuoi stare in buona con le vostre mugger, e da uomini, ma no da selvadeghi, comandè, ma no tiraneggè. E a me, a me, se vuole essere mai. Avrei vinta un'altra volta. Signora Margherita, io che dica quel signor forestiere che si ferma a disnare con lui. A monte tutto, andiamo a disnare che se ora. E se il cogo del signor Lunardo non ha provvisto selvadeghi, a toia non gana da essere e non che ne sarà. Siamo tutti desmestichi, siamo tutti buoni amici con tanto de cuor. Stiamo allegri, mangiamo, bevemo e femo un brindese. Ah, salute di tutti quei che con tanta bontà e cortesia n'ha ascoltato, n'ha sofferto e n'ha compatio. A favore della parrocchia come
come era stato detto. Vi ringraziamo molto. Grazie. E alla prossima. Brava. Grazie.